Buon pomeriggio, ben ritrovati con la consueta edizione del quotidiano L'Attacco. Nei partiti comincia il dibattito sulle candidature e sulle intese in vista delle elezioni politiche del 2023. I parlamentari uscenti rischiano di essere spazzati tutti via, non soltanto per effetto della riduzione del numero di deputati che è stata confermata dal referendum. Sentiamo Lucia Piemontese. C'è una sola certezza: un anno dalle elezioni politiche del 2023, il terrore diffuso nella folta pattuglia di parlamentari di Capitanata, nessuno dei quali ha la certezza di essere rieletto e prima ancora di potersi ricandidare. Per il Movimento 5 Stelle si preannuncia in Italia un vero bagno di sangue, considerato il calo mostruoso degli ultimi anni. Sulle spine ci sono però non solo i pentastellati e dunque i deputati Faro, Lovecchio, Giuliano, Troiano, i senatori Pellegrini e Naturale, ma anche il deputato ex Movimento 5 Stelle Antonio Tasso, ora nel misto, e il Dem Michele Bordo. Quest'ultimo punta la terza candidatura dopo essere riuscito in extremis la volta scorsa a essere rieletto nel listino bloccato, ma stavolta la situazione è assai più complicata. Fonti interne al campo largo progressista guidato dal PD danno il vicepresidente della regione, assessore al bilancio Raffaele Piemontese, come il più probabile capolista per il proporzionale. Stando a tali indiscrezioni, se dovesse delinearsi il terzo mandato per Michele Emiliano Abari, il dominus del PD di Capitanata punterebbe con forza sulla corsa verso Roma. Quanto ai tre collegi uninominali, c'è chi si spinge oggi a immaginare un accordo che consegni un collegio ciascuno a PD, Movimento 5 Stelle e Misti. In tale scenario, oltre alle speranze nutrite da Rosario Cusmai per la postazione Dem, i rumors indicano la possibilità dell'attuale segretaria provinciale PD Lia Zarone rispetto alla Camera, e per il Senato la gustosissima indiscrezione vede l'ex premier Giuseppe Conte come possibile candidato proprio in Capitanata. Se così fosse, l'avvocato nativo di Volturara Appula toglierebbe un posto prezioso ai pentastellati uscenti, azzerandone di fatto le già limitatissime chance di rielezione. Sono sempre più frequenti gli interventi diretti del governo che danno il via libera alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La provincia di Foggia, con centinaia di progetti ancora in attesa di autorizzazioni, può subire molte ripercussioni da questo preciso orientamento dato dal Consiglio dei Ministri. Di qui la necessità di capitalizzare e gestire nel migliore dei modi il boom di nuovi impianti. Convergenti dunque le idee del consigliere regionale Tutolo e Legambiente. Sentiamo Cinzia Celeste. Eolico, fotovoltaico e ora anche gas. Il governo scavalca i territori e sblocca le autorizzazioni. Lo si è visto già nelle scorse settimane con il via libero del Consiglio dei Ministri a ben 8 impianti eolici, fermi da tempo alla fase autorizzativa. Non solo fonti rinnovabili, in questa direzione sembra andare anche il provvedimento legato al deposito Energas a Manfredonia. Appare evidente che questo genere di interventi dall'alto non saranno un'eccezione, in particolare in provincia di Foggia, dove sono ancora sub iudice centinaia di richieste per eolico e fotovoltaico, in un momento storico in cui l'approvvigionamento di energia è cruciale. Visto che oggi il nostro territorio è attenzionato perché presenta condizioni favorevoli per la produzione di energia da fonti rinnovabili, bisogna chiedere un tornaconto, e questo è il pensiero espresso all'attacco dal consigliere regionale Antonio Tutolo. Se c'è qualcuno che pensa di opporsi alle rinnovabili, è un pazzo, ha aggiunto il consigliere Rucerino, si andrà a schiantare contro un muro, la gente ormai è consapevole del fatto che si tratta di una posizione antistorica, l'energia da qualche parte bisognerà pur prenderla, non ci si può opporre al nuovo corso, e allora si provi almeno ad ottenere qualcosa di importante, il contentino sulla bolletta equivale a dare il giocattolo al bambino, non serve. È il momento di chiedere acqua per l'agricoltura, infrastrutture e sviluppo, l'idea di Tutolo. Questa strategia nazionale deve avere una cabina di regia, che per noi deve essere la regione, ha riferito all'attacco Ruggero Ronzulli, presidente Legambiente Puglia. Da mesi chiediamo di affrontare seriamente il nuovo piano energetico regionale, attraverso il quale possiamo essere noi a dire quali sono le aree in cui non fare o fare gli impianti, ha evidenziato Ronzulli. Oggi si dice che la Puglia ha già dato, che è autosufficiente, ma in realtà questo è falso, solo circa 8.600 gigawatt dei 29.000 prodotti sono da fonti rinnovabili, il resto proviene dalle centrali termoelettriche. Quello
quello che stiamo dicendo alla regione e ai territori è che bisogna sì sviluppare le rinnovabili, però sarebbe bene cominciare ad applicare la legge sulla partecipazione che la Puglia ha per coinvolgere i territori, spiegando i progetti, dibattendo e facendo osservazioni. E allora, invece di subire i progetti, magari è la volta buona che le proposte vengano condivise e accompagnate dalle amministrazioni locali, puntando a compensazioni ambientali che non si limitino più solo alla piazzetta o alla rotonda, l'idea di Ronzulli. Prima giornata di Open Week di orientamento dell'Università di Foggia aperta agli studenti delle scuole superiori, massiccia l'affluenza per una università in crescita nella quale si registra un incremento di matricolazione con quattro nuovi corsi di laurea per il prossimo anno accademico. Sentiamo Fabrizio Sereno. Allora sì, oggi si apre l'Open Week, un seminario inaugurale con dei motivational speech. Abbiamo avuto come ospiti Pino Mercuri e avremo tra un po' Enrico Galliano che motiveranno i nostri studenti alla scelta del futuro. In più la presentazione dei nostri servizi e qui ci sono i banchetti dedicati ai dipartimenti. Ma in realtà da domani poi i dipartimenti apriranno le loro porte al territorio. Ci sono tantissime prenotazioni da parte delle scuole. Allora, l'anno scorso ne abbiamo attivati 9 nuovi. Quest'anno ci sono quattro nuovi corsi di laurea. Partiranno a settembre una magistrale in school psychology. Poi abbiamo scienze della formazione primaria, che devo dire che è la grande novità. Poi scienze biologiche e credo scienze cliniche sperimentali. Sì, nell'Università di Foggia parliamo di placement dal primo momento in cui i ragazzi entrano nelle nostre aule. Parliamo di placement perché li accompagniamo con una serie di iniziative, con dei percorsi, con dei laboratori che aiutano a sviluppare non solo le competenze tecniche, ma anche le competenze trasversali, le soft skills. Allora, beh, sicuramente l'università mi ha restituito tantissimo, come raccontavo stamattina nell'intervento. Io personalmente mi occupo di selezione del personale all'interno di una multinazionale francese, operante nei servizi finanziari. Raccontavo di aver partecipato a un corso di bilancio delle competenze, nello specifico, è un percorso di cui io ho beneficiato, che mi ha dato la possibilità, da neolaureato, di fare una sintesi delle mie caratteristiche. Ti iscriverai all'Università di Foggia? Sicuramente ho trovato molto interessante questa giornata, poiché è riuscita ad orientarci maggiormente sulle facoltà presenti sul territorio. Allora, diciamo che io ritengo fondamentale conoscere per uno studente delle superiori quello che è il mondo universitario, soprattutto dell'orientamento, perché credo che uno studente delle superiori, arrivati, diciamo, a questo punto dell'anno scolastico, sia un po' confuso. Per i commercianti ambulanti è tornato il momento di pagare il canone unico per i posteggi dopo la fine dello stato di emergenza, ma a quanto pare non sta andando tutto liscio nei comuni della provincia foggiana e non solo, ci aggiorna Riccardo Zingaro. Con la fine dello stato di emergenza del 31 marzo, ad aprile per i commercianti ambulanti sono ripresi i pagamenti del canone unico per i posteggi nei mercati e nelle fiere. La legge di riferimento è quella introdotta l'anno scorso, con fasce di prezzo legate alla popolazione residente. Ma pare che ci siano diversi comuni che non la stiano ancora applicando correttamente, o addirittura non l'abbiano nemmeno recepita. La denuncia arriva dal sindacato regionale ANAUGL, che ha già scritto ai prefetti di Puglia e ai presidenti delle associazioni dei comuni a livello nazionale e regionale, Antonio De Caro e Domenico Vitto, lamentando aumento dei costi e disparità di trattamento, come quello di favorire indirettamente gli spuntisti che pagano il tributo solo se entrano effettivamente nell'area commerciale. In provincia di Foggia la situazione di maggiore criticità nei mercati settimanali è segnalata proprio a Foggia il venerdì e a Troia il sabato, così come riferito all'attacco dal dirigente lucerino Guido Tibello, che ha già annunciato specifiche richieste di chiarimenti alle amministrazioni comunali ritenute inadempienti. Il 25 giugno del 1946 si insediò l'Assemblea Costituente, composta da 556 membri, di cui 21 donne entrate a far parte del gruppo dei padri fondatori. Ma il libro di Eliana De Caro, giornalista del Sole 24 Ore, le descrive nel suo libro presentato a San Severo, chiamandole proprio le madri della Costituzione. Sentiamo le interviste realizzate per il quotidiano L'Attacco da Beniamino Pascale.
Dottoressa, che cosa vuol dire il 1965 per la storia della magistratura al femminile, direi? Il 1965 è stato l'anno in cui 8 donne magistrato sono entrate finalmente in magistratura, perché grazie alla legge del 63 sono riuscite a fare il concorso ed entrare. Che cosa ha rappresentato? Una grande conquista della libertà delle donne, di poter anche rendere il loro servizio all'interno della magistratura, avere finalmente la possibilità di farlo e di esprimersi anche in questo campo. Eliana, perché hai sentito la necessità, da quello che è emerso dal dibattito, di scrivere questo libro? Beh, l'ho voluto scrivere perché le 21 donne elette alla Costituente il 2 giugno del 1946 sono pressoché sconosciute, a parte qualche eccezione come Nilde Iotti o Lina Merlin, le altre non dicono nulla a nessuno ed è veramente imperdonabile, perché sono donne che hanno contribuito a costruire la democrazia in questo paese. Eccoci allo sport, turno infrasettimanale questa sera per la Serie C Silver di basket, con la Sveva pallacanestro Lucera che recupera il match valido per la 13ª giornata di andata. Al Palazzetto dello Sport alle 20:30 arriva la Fortitudo Trani, un impegno relativamente agevole per il quintetto di coach De Florio, che poi domenica prossima ospiterà la Dinamo Brindisi nel match che, ad una sola giornata dalla conclusione del campionato, stabilirà chi fra le due squadre al momento appaiate in classifica a 40 punti centrerà la promozione in C-Gold. È tutto anche per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione del quotidiano L'Attacco alle ore 20. Buon proseguimento di giornata.